Ciao a tutti. Donald Trump di recente ha pronunciato il suo primo discorso da presidente eletto degli Stati Uniti. Meryl Streep, durante il suo discorso di ringraziamento per il Golden Globe ricevuto l'8 gennaio 2017, ha voluto schierarsi apertamente contro Donald Trump. La Streep è solo l'ultima in ordine di tempo. Sono infatti diverse le stelle hollywoodiane che non sopportano l'idea che all'interno della Casa Bianca ci sia proprio Donald Trump. Ecco quindi un elenco di celebrities che si sono schierate apertamente contro Donald Trump anche dopo la sua elezione. But there was one performance this year that stunned me. It sank its hooks in my heart. Not because it was good. There was nothing good about it. Meryl Streep, nel suo discorso di ringraziamento per il Golden Globe ricevuto l'8 gennaio 2017, ha scelto di criticare apertamente Trump per essersi preso gioco pubblicamente di un giornalista con una disabilità fisica. «C'è stata una prestazione di quest'anno che mi ha sbalordito», ha detto la diva. «Mi ha ferito il cuore, non perché fosse buona. È stato il momento in cui la persona che chiede di occupare la sedia più importante del nostro paese ha imitato un giornalista disabile». Un uomo che dovrebbe essere un modello per tutti ha scelto di umiliare una persona. Questo tipo di comportamento rischia di filtrare nella vita di tutti, ha aggiunto la Streep. La mancanza di rispetto invita a mancanza di rispetto. La violenza incita alla violenza. What is the difference between Donald Trump and my candidacy? Arnold Schwarzenegger, attore ed ex governatore della California repubblicano convinto, dopo la pubblicazione di uno dei video in cui Trump parlava male delle donne, ha detto che non avrebbe votato per lui. «Sono orgoglioso di essere etichettato come repubblicano, ma c'è un'etichetta a cui tengo sopra ogni altra. È quella di americano», ha dichiarato. «Non voterò e invito i miei colleghi a fare lo stesso». I mean, he's so blatantly stupid. Robert De Niro, leggenda vivente del cinema, ha esposto la sua opinione su Donald Trump abbastanza chiaramente. In un video pubblicato poco prima delle elezioni, ha dichiarato che avrebbe dato un pugno all'allora candidato Donald Trump e lo ha paragonato a un maiale. In un discorso durante il 22esimo Sarajevo Film Festival, sabato 13 agosto 2016, invece, ha definito il candidato alla presidenza completamente pazzo. Dopo la vittoria di Trump alle presidenziali del 2016, Lady Gaga ha protestato fuori dalla Trump Tower di New York. La cantante di Perfect Illusion, sostenitrice di Hillary, si è presentata davanti alla costruzione di proprietà del magnate americano nelle prime ore del mattino di mercoledì 9 novembre, per far sapere al mondo e ai suoi fan che lei sta ancora dalla parte della Clinton. La cantante Miley Cyrus ha definito Trump un incubo su Instagram durante il Super Martedì, in cui Trump ha vinto in moltissimi stati chiave. La Cyrus ha anche detto che in caso di vittoria di Trump si sarebbe trasferita in un altro paese. Staremo a vedere se manterrà l'impegno. I want you to slather every square inch of Trump Tower in brass. Johnny Depp ha fatto un'esilarante parodia del video di Trump The Art of the Deal e durante un discorso all'Arizona State University il 12 marzo ha chiamato Trump un marmocchio. «Mi sono avvicinato a Donald Trump per capire cosa si vede guardandolo da vicino», ha detto Depp. «C'è una finzione, c'è qualcosa di costruito in lui, ma in fondo non è altro che un monello». Ma non è tutto, ci sono anche diverse altre celebrity hollywoodiane che si sono apertamente schierate contro Donald Trump. Alcuni esempi? Bryan Cranston, Lena Dunham, Olivia Wilde, George Clooney, Shakira, Richard Gere e molti altri. Una cosa però è certa, il popolo americano ha fatto la sua scelta.